Resurrecturis, risorgeranno. La scritta che campeggia sulla facciata del cimitero monumentale di Verona è un invito alla speranza, a ricordare quale sia la promessa per tutti coloro che si sono addormentati nel Signore. La giornata dedicata ai defunti è quindi un ricordare, ma soprattutto fermarsi a pregare, perché la morte sia illuminata dalla preghiera. Innanzitutto, a me piace sottolineare che la giornata dei morti inizia domani con la festa di tutti i santi ed è molto bello unire i santi e i defunti eh, che fanno parte di questa città della Gerusalemme del cielo. Infatti domani pomeriggio eh, il vescovo sarà qui proprio nel giorno dei santi per, per pregare anche con tutti noi per i nostri fratelli defunti. E gira tanta gente e soprattutto gira gente di tutte le età. Non sono solo anziani che vengono qui al cimitero ma sono anche coppie, famiglie, bambini, giovani che vengono anche a pregare proprio per i loro defunti e credo che questo sia un momento importante proprio per loro e anche per noi per riflettere tutti sulla, sulla grande realtà della morte e della vita, una morte che però Gesù ha sconfitto e quindi se veniamo qui è perché crediamo nella vita. La visita di sempre più persone in questi giorni alla tomba dei propri cari è l'opportunità concreta di fare memoria, fare tesoro di valori e insegnamenti e riflettere sul significato della vita nell'attesa di una comunione piena con i propri cari. Quando io celebro qui al cimitero i funerali, e ne facciamo tanti sinceramente, eh, dico sempre che il nostro essere uniti ai defunti non può essere solo un ricordo, perché il ricordo è sempre una cosa... Del passato, bella o meno bella, però eh, che rimane là nel passato. Invece, io dico che il ricordo dei defunti deve diventare per noi una grande lezione, una grande testimonianza di vita. Al di là di quello che oggi il mondo vive, credo che questo sia molto presente, eh, molto presente proprio questa testimonianza che i nostri defunti ci hanno lasciato. I loro valori devono diventare i nostri valori. Se noi riusciamo a vivere, dico sempre questa frase, un frammento. Di quello che loro ci hanno insegnato di bello e di buono, allora li facciamo vivere non solo vicino a Dio ma anche dentro nel nostro cuore. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, eh, è un'Eucaristia non solo mondiale, ma cosmica, cioè che abbraccia tutto, abbraccia tutto il mondo, non solo le persone che sono lì, ma anche proprio i santi e i defunti. E qui spesso ricordiamo anche i defunti nelle nostre Eucaristie normali durante la settimana. Abbiamo proprio il ricordo di tutti i nostri fratelli defunti e questo credo è molto bello e ci insegna anche come vivere e com'è la nostra vita.